Signore De Pisci, buongiorno, benvenuto. Anzitutto, vediamo qual è l'oroscopo della settimana dal 29 di maggio al 4 di giugno. Fondamentale, adesso vado a cercare una carta, nel frattempo mi misto, poi vi parlerò dei pianeti, una carta degli angeli e ci darà l'idea di qual è l'argomento su cui focalizzarci questa settimana. Devo anche dirti, Pesci, se non sei ancora iscritto, di iscriverti al canale. Non sei visibile all'esterno, questo voglio ricordarlo per coloro che hanno problemi vari. E in ogni caso, se clicchi sulla campanella, sarai sempre avvisato dei prossimi video. A parte gli oroscopi, ci sono anche altri video che vengono fatti ogni settimana. Allora, vediamo com'è questo cielo. Per quanto riguarda i segni d'acqua, Nettuno e Saturno sono nel tuo cielo, lo sai, e Venere in Cancro, quindi diciamo che hai gli occhiali rosa dell'amore, ok? Avete gli occhiali rosa dell'amore, voi, dei segni d'acqua, soprattutto tu che ti trovi tra l'altro grande emotività con Nettuno nel tuo segno. Vediamo poi quali sono gli altri pianeti, le altre combinazioni. Allora, abbiamo per i segni d'aria Plutone retrogrado in acquario, ultima settimana, e dopodiché abbiamo il Sole in gemelli, quindi forti segni d'aria in questo momento. I segni di terra, buon per te, hanno grandissima forza ed energia in toro. Tra l'altro c'è un Giove che sarà in toro fino al 24 maggio del prossimo anno, credo sia il 24, insomma fino al maggio del prossimo anno, intanto il 16 di maggio, credo sia il 24, sì, però posso sbagliarmi. Ma in ogni caso, che per tanto tempo ti guarderà in maniera positiva, perché sappiamo che i pianeti in toro guardano positivamente i pesci. Quindi occasioni, fortuna, situazioni professionali ben vengano in questo momento per te e per questi prossimi mesi. Mercurio è ancora in toro. Quindi grande lucidità di pensiero anche per i pesci e Urano, movimenti. Il pianeta del movimento, veloce tra l'altro, quindi grande velocità, tutto a tuo favore in questo momento da parte del toro e per i segni di terra. Questa settimana i segni di fuoco si trovano a gestire una Lilith e un Marte ancora in Leone. Soprattutto una luna piena in Sagittario. E questo è il motivo per cui mi sono fermata un attimo, perché sappiamo bene che il Sagittario è in quadratura per te. Quindi in qualche modo ti trovi a gestire una luna piena, quindi l'emozione che va a cozzare con Nettuno, ok? Quindi in qualche modo potresti essere particolarmente emotivo o addirittura interessante queste carte. Tra l'altro hai anche il sole in quadratura dai gemelli. Beh, non escludo momenti di, non dico proprio tensione, ma potresti inalberarti, ok? Potresti vivere le emozioni in maniera troppo forte. Adesso andiamo a vedere qual è la carta che è uscita? Ed è la carta della chiaroveggenza. Quindi tutto questo intuito, esaltato dall'emotività, da Nettuno, e l'intuito femminile, esaltato dalla luna piena che ti va in quadratura, io credo che tu questa settimana potresti veramente avere un quadro più chiaro delle situazioni future, ok? Quindi sfrutta questa, piuttosto che gestire in maniera negativa questa esaltazione che ti arriva dalla luna piena, sfruttala in maniera positiva, cercando di vedere in maniera più chiara come potrà essere il futuro. Ripeto, c'è proprio l'angelo della chiaroveggenza sotto, ecco perché l'ho detto, c'è l'angelo della manifestazione. E mi parla di nuovo di luna piena. Quando si manifesta? La sera prima della luna piena o con la luna nuova. Quindi, sera precedente alla luna piena, e quindi sarebbe sabato sera, sabato 3,
manifestate. Come si manifesta? Si chiamano, se invocate Aniel, l'arcangelo Aniel, che è l'arcangelo della luna, cercate di scrivere tutto quello che vorreste nella vostra vita. Fate chiarezza, però, prima di tutto fate chiarezza. La chiaroveggenza mi dà l'idea che avete bisogno di chiarire, ma soprattutto che avrete questa possibilità, questa capacità di vedere oltre questa settimana. Vediamo l'energia interna dei pesci. La papessa al contrario, l'energia esterna, gli amanti al contrario e la temperanza. La papessa al contrario mi dice il contrario di quello che avevo detto io, ma l'intuito c'è, il problema è che secondo me voi avete paura a sfruttarlo, avete paura ad aprire questi occhi. Ci sono delle situazioni da cui state guarendo e volete guarire, situazioni da cui, in cui state ritrovando l'equilibrio, però lo state facendo secondo me in una maniera che non è esattamente la più corretta, perché lo state facendo senza guardare. Invece le carte vi invitano ad aprirvi questi occhi, a guardare quello che c'è dopo, che cosa si può affrontare. Sei di coppe, regina di coppe, stelle, due di denari. Cari miei pesci, io credo che molti di voi come obiettivo abbiano qualcuno del vostro passato, oppure questa è una settimana in cui, pur nell'ottica di una guarigione, state tornando indietro in qualche modo. Probabilmente è questa Venere che vi fa pensare ai momenti belli vissuti con qualcuno. Non escludo che vogliate mandare dei messaggi, non escludo che riusciate a chiarire quali sono i vostri obiettivi, però ricordatevi che fondamentale sarà concentrarvi sul vostro futuro, cercare di capire effettivamente dove si può andare. Potete ottenere tantissimo e avete voglia di ottenere tantissimo, veramente, da un punto di vista soprattutto sentimentale. Cercate però di avere una visione più chiara, okay, del futuro. Adesso, tra l'altro vi vedo anche equilibrati, ogni tanto fate qualche passo in disequilibrio, però state cercando di recuperare questi equilibri. Esternamente invece la situazione, insomma, mi parla di una coppia un po' scoppiata, quindi una delle situazioni esterne che questa settimana caratterizzano anche questa temperanza, quindi questa attesa, questa guarigione, mi parla di una coppia che, in cui i due protagonisti guardano uno da una parte e uno dall'altra, un po' scoppiati come ho detto prima, però guardate, stranamente abbiamo due di coppe qui. Allora, io credo che la situazione esterna abbia a che fare con una persona o con un rapporto in cui ci sia tantissima attrazione, soprattutto fisica, tanta passionalità, tanta voglia di aprire un nuovo discorso, tanta voglia di costruire, però contemporaneamente avete delle divergenze. Non escludo anche, prendiamo diciamo proprio il significato dell'arcano maggiore piuttosto che di queste specifiche carte, non escludo che l'energia esterna la smetta di farsi delle paranoie. Cosa voglio dire? Smetta le indecisioni, ok? Quindi effettivamente costruisca per un nuovo inizio. Questo non lo escludo, però devo anche riferirmi a quelle che sono queste carte, in cui c'è in atto un processo di guarigione in un rapporto molto forte, molto forte, in cui c'è questo nuovo inizio. Però devo anche dirvi che in questo momento il protagonista o la protagonista di questo rapporto guarda esattamente in posizione opposta alla vostra, quindi ci sono dei malesseri, però malesseri che vogliono essere superati, malumori, malesseri, inadempienze,
incapacità di comprendersi, che però vuole essere superata. Questa è una cosa molto importante. Quindi l'energia esterna vuole superare le problematiche. Da parte vostra c'è questa sorta di ritorno al passato questa settimana, di ho la voglia di un incontro, ok? Però state attenti alla vostra capacità di giudizio. Potete essere molto perspicaci, però potete anche perdervi. Cercate di non perdervi e di sfruttare invece questa capacità che questa settimana risulta essere aumentata. La capacità di vedere oltre, Pesci. Di intuire, ricorda di Pesci che sei un segno spirituale. È innato in te l'intuito, è innato in te la capacità di connettersi, ok, con energie molto spirituali. Quindi questa capacità di vedere oltre è innata in te, Pesci. Cerca di sfruttarla, questa settimana sarà molto forte, tu cercherai di tenerla a bada, invece dovresti sfruttarla. Il mondo, l'eremita, il mago, il 4 di bastoni, l'8 di bastoni, tutti arcani maggiori, i primi tre sono tutti arcani maggiori, questa è una settimana importante. Qualcuno secondo me si ripresenta, oppure si ripresentano le situazioni. In ogni caso si arriva a delle conclusioni, che è molto importante. Queste conclusioni, esaminate queste conclusioni, i Pesci in qualche modo prenderanno una strada nuova. Sanno che c'è un nuovo inizio, perché c'è un nuovo inizio per i Pesci, ragazzi. Asso di bastoni, asso di spade, mago, le stelle. C'è un nuovo inizio, questo nuovo inizio ha a che fare con una situazione stabile. Voglio anticiparvi che per molti questo potrebbe riguardare delle fiamme gemelle, per chi ci crede, eh? Per chi ci crede. Quindi qui c'è effettivamente il sentire forte la connessione con qualcuno. Forte, forte, molto forte. L'abbiamo da 6 di coppe, ce l'abbiamo con le stelle, ce l'abbiamo col 4 di bastoni, il 2 di coppe qui, gli amanti, insomma molto molto forte questa connessione questa settimana con la vostra fiamma gemella. Per chi non ci credesse o per chi non ha idea o non ce l'ha, beh, in qualche modo state costruendo qualcosa di solido e lo capirete soprattutto a fine settimana. Vi ricordate quando vi ho detto che c'era una inquadratura? Quindi in qualche modo ci sono queste emozioni, questo anche c'è una sorta anche di nervosismo che viene esaltato quando c'è l'energia piena in quadratura della luna, ok? Quindi mi raccomando, grande emotività ma grande nervosismo anche, grande intuizione, ricordatevi questa cosa, grande intuizione. Io credo che riuscirete a capire tante tante cose, soprattutto fine settimana, guardate. Molti messaggi, ci sono di base ci sono i messaggi, le comunicazioni questa settimana, l'abbiamo visto qui, lo vediamo qui, quindi questa settimana in cui ci sono delle comunicazioni, soprattutto fra voi e un'altra parte, una parte con cui apparentemente in questo momento guardate, siete distanti, ma che invece nella sua mente o nel suo percorso o nella situazione sta cercando, mira ad aprire una situazione con voi, e in ogni caso effettivamente c'è come evoluzione della settimana una chiusura, ma che non è una chiusura, potrebbe essere una comunicazione tramite social, potrebbe essere qualcuno che viene dall'estero, potrebbe essere qualcuno che viene da un altro posto, potrebbe essere effettivamente non è un ritorno vero e proprio, la sensazione di aver trovato la strada giusta, perché non mi arriva la chiusura vera e propria, nel senso l'arrivare, mi arriva la sensazione di aver trovato la strada giusta. Il Pesci lo sa che ha trovato la strada giusta, che ha trovato, che sta imboccando la strada giusta. Chiaro, ci sono delle problematiche, o almeno ha tanto da considerare, tanto da pensare, considera la situazione esterna molto, si allontana magari da qualcuno,
Però perché? Per aprirsi un altro varco, si sta aprendo un altro varco nella vostra vita, mi raccomando, approfittatene. I segni con cui andate questa settimana, soprattutto a interagire, sono lo Scorpione, i Gemelli, il Sagittario, l'Acquario e la Vergine. Questi sono i segni con cui soprattutto andrete a interagire, ok? Adesso andiamo a vedere non sempre l'ho fatto in questo oroscopo questa settimana, lo faccio quando mi arriva. Vediamo un'altra carta, un altro arcangelo. Cosa ci dicono gli arcangeli? Hanno gli angeli sull'arcangelo. Cambia la tua vita. Cambia la tua vita, è interessante perché abbiamo il 15 e il 16, la decisione e la torre, quindi la morte e la torre, la morte non il diavolo e la torre. Rivelazione improvvisa che offre libertà, smetti di rimandare e cogli l'opportunità. Vi ho detto, tutto è dalla vostra parte, nel senso la vostra capacità di muovervi, di aprire situazioni nuove. Quindi mi raccomando. Afferrate questa opportunità, questa settimana che vi arriva. Vediamo l'oracolo cosa ci dice. Essere innamorati è questo che è sotto pressione. La carta 13, la prima carta è la 13, che ci dice che siete innamorati. Qualsiasi amore ha in sé un messaggio di apertura, che non è imporre il proprio volere, bensì trasmettere il senso e la vibrazione dell'essere in sintonia con la forza universale che governa l'esistenza intera. L'amore è potenza in sé e per sé. Non si impone, si limita a condividere, quindi mi raccomando. Quel messaggio di apertura che vi avevo detto, che non vedo chiusura nel mondo. Vedo piuttosto e nemmeno una realizzazione definitiva, vedo piuttosto la possibilità. E c'è la possibilità di amore questa settimana per i pesci, di condivisione, di sintonia. Ok? La carta 28 mi parla comunque di pressione. La sensazione è che voi abbiate la sensazione, abbiate. Scusate la ripetizione, la sensazione che ci sia una situazione con ostacoli insuperabili. Allora, quello che dovete fare è conservare una serenità gioiosa, ci dice questa carta. Il pericolo potrebbe essere grave, ma se siete radicati nella fiducia, dovreste uscirne. Vedete queste due pietre? Spero che si vedano. In mezzo c'è questo cuore. Non viene schiacciato alle pietre se voi siete consapevoli, se voi vi armate di fiducia. Gli ostacoli sono forti, perché sono due massi abbastanza potenti, però se nutrite il cuore, se nutrite il sentimento, se nutrite quella parte amorevole di voi con la fiducia che qualcosa di buono possa arrivare, beh, sicuramente potrete avere un risultato più positivo rispetto a quello che è lo scacciamento. Quindi mi raccomando, siete sotto pressione, sì, ma ricordatevi, guardate quanto è interessante, in entrambe le carte ci sono i cuori. Questa è la settimana proprio in cui il cuore viene esaltato, quindi ricordatevi che c'è grande emotività questa settimana, grande spinta al cuore, grande spinta al sentimento, che può averla vinta, non fatevi schiacciare. Ok, pesci, questo è il prossimo settimana dal 29 maggio al 4 giugno, non ci vediamo prestissimo, bye bye.